Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di vari metodi per pulire le spugnette per il trucco, come ad esempio queste. Hashtag professionalità perché la mia è sporca, ma ovviamente è per mostrarvi come si pulisce, perché anche su internet ho visto tanti metodi per pulirla, oltre a quello classico, e ho detto proviamoli. Ero curiosa di provarli, quindi mi sono messa d'impegno e ogni giorno quando la utilizzavo, invece di pulirla col mio metodo classico, andavo a testare uno di questi metodi. Ho fatto le clip e così ne possiamo vedere. Allora, intanto, spugnetta, qualunque tipo di spugnetta, in questo caso questa è la mia, che oggi devo ancora andare a pulire, infatti lo faremo assieme tra poco. Il mio metodo classico è il sapone, la classica saponetta. Acqua tiepida e sapone, come vedete anche nella clip che ho fatto, strofinate su un po' di sapone, andate a farlo penetrare bene e far uscire bene il prodotto, si rimuove in pochissimo tempo. Se poi scegliete anche un sapone che sia con un buon inci bio, che le saponette davvero si trovano tranquillamente nei vari negozi a poco prezzo oppure in offerta, si funziona benissimo e durano. Però ho detto, a forza di strofinare e strofinare, infatti vedete questa che sono 2 settimane che la uso, inizia già un pochino a rompersi. Non è la classica, quella famosa, però ovviamente. Ho detto, proviamo questi altri metodi alternativi che si vedono in giro. Il primo metodo che ho provato un altro giorno è stato quello di prendere la blender, metterla, bagnarla, metterla in una ciotolina con dell'acqua tiepida e del sapone da piatti. Sì. Va bene, facciamo penetrare bene l'acqua e il sapone, la facciamo imbibire bene a modo e poi la lasciamo lì per 10 minuti. Dal fatto che io comunque, quando comunque lavo col metodo classico del sapone, ci metto meno di 10 minuti, comunque l'ho lasciata 10 minuti e ho fatto altro. Ora vedete dalla clip anche se ha funzionato oppure no.
Allora, dopo 10 minuti classici avete visto anche voi che sono andata bene a strizzarla, a togliere il sapone, a farla uscire, non si è pulita del tutto, sono rimasti dei residui di prodotto. E quindi per me questo, oltre che una perdita di tempo, perché 10 minuti al giorno, sì è vero, nel mentre faccio altro, però io col sapone in 5 secondi l'ho pulita. E questo non mi è piaciuto come metodo e quindi bocciato. Ultimo metodo che gira tanto in internet è quella di metterla in un pentolino, sempre col sapone, di farla penetrare bene il sapone, come si dice, squizzarla bene a modo, lasciare il pentolino e metterla in microonde per 1 minuto. Problema, non ho il microonde. Sono una delle poche persone che non ha il microonde, l'ho avuto, l'ho usato tranquillamente, non è un fatto di radiazioni o che cosa, ma faccio tranquillamente a meno. Però chi usa questo metodo del microonde dice che tranquillamente è lo stesso usare un pentolino, farle bollire con l'acqua. E mi ci sono messa. Ok? Allora, prendi il pentolino, mettici il sapone, stessa cosa, fallo squisciare bene in modo che il sapone penetri, metti tutto sul fuoco, anche lì nel perdi tempo, però vabbè, e fai bollire l'acqua con la spugnetta dentro. E avete visto la clip adesso? Intanto, prima cosa, attenzione, quando l'acqua bolle e rimuovete il pentolino dal fuoco, non andate a prendere la spugnetta e strizzarla, perché l'acqua all'interno sarà bollente, quindi vi scottate. Quindi o la fate raffreddare oppure comunque la mettete sotto l'acqua fredda così inizia un attimo a andare a temperatura. Sì, si pulisce un po', ma non tanto. Cioè, restano ancora, bisognerebbe, con mentre l'acqua è calda, stare a strizzare per far uscire ad esempio i prodotti in crema. Però sinceramente, intanto poi devo aspettare oltretutto che l'acqua bolle, quindi devo stare lì a guardare. È un'altra perdita di tempo. Allora, conclusione pratica. Fatemi sapere se il metodo del microonde funziona, però secondo me è lo stesso discorso dell'acqua che bolle. Quindi alla fine l'acqua è calda, sì, però deve stare lì a premere e non funziona. Funziona più o meno. Col microonde fai molto prima, sicuramente non devo stare lì a guardare l'acqua che bolle. Però io alla mattina quando mi trucco, dopo essermi truccata, quindi adesso vado a pulirla, promesso. Appena che ho finito di truccarmi, vado nel lavandino per lavarmi le mani, per rimuovere i residui di trucco anche dalle mani, prendo la mia bella saponetta, tic 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 tic, 30 secondi ed è pulita. E così la lascio ad asciugare per il giorno dopo. Più comodo di così. Secondo me questo è il metodo migliore. Quindi un po' di olio di gomito e sono le cose migliori. È vero, la spugnetta potrebbe nel tempo andare tutti i giorni, andare a sfregare, poi premere, ma l'avete visto nel video, quindi inutile che sto a spiegarvi. Premere per far uscire ad esempio, il fondotinta si rovina. Certo è che questa penso di averla pagata 1 euro. Quindi magari non con la blender classica, ma ce ne sono tantissime alternative adesso che costano molto meno di quella famosa, che è davvero tanto, secondo me. E questo è il metodo che io continuo ad utilizzare e che mi trovo bene. Ah, sto usando un sapone bio,
dell'equilibrio. Quindi tranquillamente l'ho pagato, penso, 90 centesimi, 99 centesimi, e funziona benissimo. Quindi fatemi sapere qual è il vostro metodo preferito, se per caso voi usate quello del microonde, sono curiosa di saperlo, però penso che sia davvero la stessa cosa del pentolino. E se vi è piaciuto questo video, mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!